un paese in stato d'emergenza, così appare Salorno nel periodo del carnevale. Ogni due anni, e precisamente negli anni pari, infatti, il paese attende una visita di alto rango, quella del leggendario Percheo, che arriva con il suo seguito e che per una settimana assume il governo del comune più meridionale della Bassa Tesina. Benvenuti a Salorno, al carnevale del Percheo. Vi invito a partecipare alla sfilata e a tutti un buon proseguimento. Secondo la leggenda, Percheo è il nano Clemens Pankert, nato a Salorno nel 1702. Dapprima costruttore di bottoni, poi dal 1720 giullare alla corte del principe elettore di Heidelberg, Carlo III Filippo. Ben presto divenne maestro di corte e coppiere, nonché custode della celebre Grande Botte del castello di Heidelberg, che aveva la capienza di circa 200.000 litri. Quando lui andava fuori in Germania, a Heidelberg, a fare la sua carriera, e la gente gli chiedeva: vuoi bere ancora un bicchiere di vino? Lui rispondeva alla bella salornera: perché no? E da lì hanno storpiato poi il nome Perché No, è venuto fuori Percheo, e da lì il soprannome è Percheo. Percheo è stato ritratto in diversi modi come personaggio immaginario, tra questi ad esempio il Victor von Scheffel, che riprese la canzone umoristica Percheo in una raccolta di canzoni di Heidelberg. E anche a Salorno si è composta una canzone in suo onore. Ogni due anni Percheo onora Salorno con la sua visita. Il giovedì grasso riceve in consegna dal sindaco le chiavi del comune e rimane alla guida del paese fino al martedì grasso. Il momento culminante della sua reggenza è rappresentato dalla grande sfilata che ha luogo il sabato di carnevale. La sfilata di sabato ovviamente è la cosa più trionfale che facciamo, e c'è il giullare Percheo che viene in paese finalmente, e tutte le vecchie maestranze del paese come i bottai, come qualche volta anche un po' di trattori ci vogliono, ci sono i bracconieri, ci sono le lavandaie, ci sono un sacco di gruppi che finalmente sono contenti per glorificare il suo nano, il loro nano Percheo. Percheo sfida per Salorno con tutto il suo seguito composto dal suo coppiere e dai suoi medici personali, dai carbonai, lavandai, pescatori, bracconieri, fino al distillatore e al cantiniere. Non manca proprio nessuno. È dal 2009 che Percheo anima il carnevale a Salorno, in dialetto è il Carneval del Percheo. 2008 ci siamo incontrati insieme con amici sul carnevale di Termeno a Legetmon il martedì grasso. E siccome andavamo sempre ogni anno in pratica in questo gruppo, su perché ci faceva tanto un carnevale tradizionale come a Termeno, ci siamo decisi lì, mettendoci in un cerchio, di dire: adesso fondiamo un nuovo carnevale tradizionale a Salorno, e abbiamo fondato Percheo Maschera, col senso di riportare il carnevale tradizionale della Bassa Tesina di nuovo a Salorno, perché esiste anche un protocollo dell'Egetman di Salorno del 1903, per esempio, e fino a lì questa tradizione è sempre stata fatta. E così noi abbiamo cercato di prendere la tradizione di tutta la Bassa Tesina, ma scambiarla e mettere Percheo in posizione come giullare di corte, che con la sua storia che ha si presta benissimo a fare un carnevale storico. La figura di Percheo unisce tutti e tutto. Passato e presente, leggenda e realtà, ma soprattutto un intero paese che, preso dalla febbre del Carneval del Percheo, celebra un'usanza ancora viva e partecipata. Il martedì grasso Percheo fa ritorno ad Heidelberg, ma il suo ricordo resta nel cuore dei suoi concittadini fino al ritorno due anni dopo. Spero che vi sia piaciuto il Percheo Zum Zum a Salorno, e spero che fra due anni qualcuno di voi ripassi a guardarlo e festeggiare con noi. Oh!